Buongiorno ragazze, buongiorno insegnanti. Un tatuaggio lascia il segno. Certi segni vorreste cancellarli dalla vostra vita, ma non è sempre facile. Andiamo con ordine. Un primo servizio su QN, il mio giornale. Qui si parla di tatuaggi, di moda, di occasioni di lavoro, in fondo di piacere. Il tatuatore, mestiere per giovani, ma il tatu non è per sempre. Boom di richieste per cancellare i segni dalla pelle. Indelebile 1 su 5. Vediamo qualche cifra. 7 milioni sono gli italiani tatuati, il 12,8% della popolazione. 7,7% i minorenni con tatuaggi. 25 anni è l'età media del primo tatuaggio. 17,2% è la percentuale degli scontenti dei tatuaggi. Il 4,3% di questa percentuale li ha cancellati, ma non è facile, dicono gli esperti. 1 su 5 non si cancella più. Solo nel 38% dei casi si riesce a toglierli senza lasciare traccia o quasi, mentre nel 62% delle procedure restano solo lievi residui di pigmento sbiadito. VIP o non VIP si pentono dei propri tatuaggi. Angelina Jolie ha cancellato 2 draghi e 3 ideogrammi, le ricordavano amori passati. Meredith Griffith aveva tatuato su una spalla il nome del marito, Antonio Banderas. Quando Banderas è diventato il suo ex marito, il tatuaggio è sparito. Belen Rodriguez aveva un cuore, un marinaio e la sua bella che si baciavano tatuata sulla pelle. Finito l'amore, finito il tatuaggio. Cambiamo punto di vista. Titolo sempre su QN. Bataclan, strage tatuata sulla pelle. I superstiti, così ricordiamo l'orrore. Parigi 2 anni fa l'attacco dell'ISIS nel teatro, ricordate? Le vittime furono 90. Ci sono delle foto, ci sono delle persone, ci sono dei tatuaggi. C'è la foto di Fanny, mostra un tatuaggio che recita: alle volte devi lasciare andare le cose. Nella strage ha perso il fidanzato. David si è marchiato sull'avambraccio la data della strage. Laura sulla spalla si è fatta tatuare un corvo, dei fiori e un serpente che si morde la coda. Ludmilla sul collo ha un quadrifoglio e sotto la scritta FAC. Certi tatuaggi non li puoi cancellare. Certi segni che la vita ti lascia addosso restano, a volte per sempre. Allora, raccontate, se volete, i segni che la vita vi ha lasciato addosso. E se avete un tatuaggio, raccontate perché, che sia lieve o più importante, il motivo di fondo. Per poter raccontare anche voi i tatuaggi e i segni della vita. Buon lavoro, ragazzi.